Nel frattempo l'hanno alzata per poter star dietro. Nei conti l'hanno fatto soprattutto nei primi anni di mandato. Classica tecnica, per carità, cosa che noi non abbiamo voluto fare. No, non è normale, perché noi abbiamo assolutamente evitato di cogliere questa, tra virgolette, facile opportunità. E in un contesto difficilissimo dove le famiglie soffrono dei tanti costi, abbiamo ritenuto doveroso limitarci all'adeguamento Istat, che vorrei sottolineare, l'adeguamento Istat non è che è un obbligo, ma è una necessità, perché io accetto che venga posto il tema sulla calmierazione dell'adeguamento, apprezzo che ci siano dei suggerimenti in tal senso, però allo stesso tempo vorrei che chi mi propone questo mi dica quali servizi devo tagliare. Perché, come ha detto giustamente il dottor Gremese, l'inflazione noi l'abbiamo già subita. Nel 2022 l'abbiamo già subita. Quindi è differita. Adesso noi andiamo ad adeguare col bilancio, in termini postumi, quello che noi abbiamo già pagato col nostro, col, con i nostri conti, con i nostri conti. Qui è doveroso, come era impostato prima, perché, vedete, dal 2011 in poi, cioè da quando gran parte delle persone sedute in questo consiglio fa amministrazione, si impegna in politica, l'adeguamento Istat è consolidato, cioè è quello che permette l'architettura poi di determinati servizi. Sarebbe molto improbabile in tempi di vacche grasse toglierlo. Figuriamoci in questo momento. E il fatto che noi ci saremmo trovati poi con delle tariffe adeguate all'aumento ISTA, naturalmente è previsto dai criteri che lo stesso istituto di statistica ci dà, ma li conosciamo tutti, sappiamo che l'aumento corre sul 10%, e quindi è stato doveroso, c'erano sicuramente strumenti per fare diversamente, però abbiamo fatto degli interventi sulle tariffe, che dopo riprenderò, che sono, possono piacere o non piacere, per carità, mi pare che a qualcuno, alla maggioranza, piacciono perché ci abbiamo discusso, a qualcun altro no, però sono quello che noi abbiamo detto di fare. Ce l'abbiamo esattamente detto, anzi, non l'abbiamo detto solo nel nostro bilancio e nel nostro mandato, lo dicevamo con degli emendamenti al bilancio, perché quando eravamo in opposizione ci piaceva anche noi sollevare determinate questioni, ma portavamo degli emendamenti al bilancio contabili dove dicevamo: guardate, secondo me, secondo noi, questa cosa qua può essere finanziata con questo taglio qua, con questo taglio qua, cosa che oggi io non ho sentito. E questo penso che sia un modo giusto per affrontare un confronto sul bilancio. Criticare, certamente, ben venga, anche in modo duro, perché l'arena politica è importante, anche San Vito è elemento di vivacità democratica, però ci devono essere anche dei numeri, soprattutto nel bilancio, che sorreggano una narrazione. E noi siamo contenti, particolarmente soddisfatti, che questo bilancio ci permette di andare avanti rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, permettendo a San Vito innanzitutto di crescere nei servizi, naturalmente in tutto l'assetto infrastrutturale, non solo con soldi nostri, ma anche intercettando importanti risorse che abbiamo avuto la fortuna, la capacità, come vogliamo credere, insomma, di intercettare quest'anno. Ma quello che è importante è che San Vito mantiene la dimensione di paese, mantiene la dimensione di paese che vede il rafforzamento della coesione sociale. Abbiamo 100, guarda il mio delegato alla società, 180 associazioni che sono il cuore della nostra comunità, quello che crea la nostra identità di paese. In una città che sta crescendo, la nostra capacità e il nostro obiettivo, che deve essere trasversale a tutte le missioni che oggi noi abbiamo, che sono state oggetto di un dibattimento, di un confronto, dell'analisi propria, dell'analisi del consigliere delegato al bilancio. È una sovrastruttura di carattere division che ci impegna in tutti i settori, riuscire a permettere a questa città di crescere bene, ma garantire quell'elevata qualità della vita che attrae persone. Noi siamo uno dei pochi comuni, infatti io ringrazio, e questo si lega anche un po' a delle scelte che abbiamo fatto. Come diceva il vice sindaco Colarile, per ottenere anche sempre più dati per riuscire a elaborare servizi migliori, che l'assessore Ostan sta portando avanti con tutta l'area servizi demografici e legali, affinché noi ci dotiamo di un board vero e proprio,
affinché siamo in grado di governare degli indicatori sociodemografici. Per esempio, San Vito è uno dei pochi comuni che cresce, nonostante il saldo tra nati e morti, come ovunque, è negativo. La gente viene a vivere a San Vito, continua a venire a vivere a San Vito. Ci sono tre cluster sociali in particolare. Il primo sono le giovani coppie. Il secondo sono le coppie con figli che trovano nei servizi, e ci tengo a sottolineare, e questo è un aspetto che ha sempre contraddistinto San Vito, quindi sarà contenta l'amica consigliera Giovanna Coppola quando riconosciamo i meriti non solo di chi ci ha preceduto, ma ancora prima, essere un comune che attrae soprattutto chi viene qua a cercare dei servizi particolari, famiglie con disabili per esempio, che vengono e scelgono San Vito perché abbiamo servizi di privato sociale o pubblici che garantiscono un'elevata qualità della vita. E poi le coppie di anziani che magari vendono la propria casa grande, come andava di moda una volta, e scelgono delle case più piccole, più governabili a San Vito. E questa è una dinamica sociale che ci fa intendere che la qualità della vita a San Vito è alta, come sono alti i prezzi degli immobili, naturalmente, perché se c'è una richiesta molto alta, naturalmente nessuno qua, mai nessuna amministrazione nei secoli ha mai deciso di deturpare il territorio, quindi aprendo a lottizzazioni selvagge, abbiamo sicuramente una carenza di immobili rispetto alla domanda che c'è. Adesso non voglio entrare nel merito di un dibattito nazionale, sicuramente con la ridefinizione, se non la chiusura dei super bonus, probabilmente alcune imprese si vedranno in difficoltà in quella azione di recupero dei tanti immobili sfitti o in fase di, o purtroppo in situazioni di cattiva manutenzione, di cattivo stato di conservazione, e quindi sarà sicuramente anche per quanto riguarda gli impegni del piano regolatore per me fondamentale sostenere il recupero degli immobili per permettere alle tante persone che vogliono venire a San Vito di continuare a venire a San Vito. Questa è l'analisi. Dopo sicuramente c'è ancora tanto da fare, tanto da migliorare, però quello che io ci tengo a sottolineare, ed è un po' l'oggetto del confronto, del continuo confronto tra di noi maggioranza, con i nostri tecnici, con i formatori, con l'opposizione stessa nelle commissioni, come è stato detto, è riuscire a individuare le aree di miglioramento con però un timone dritto. Cioè noi dobbiamo avere la vision dello sviluppo del nostro territorio che deve essere chiara. Poi anno per anno sicuramente ci possono essere degli interventi migliorativi, non migliorativi e quant'altro. Noi dobbiamo sapere che andiamo da quella parte. C'è la crescita di una città capoluogo che traina il territorio, e i progetti che sono stati anche prima citati vanno in questa direzione, a partire da una cosa piccola che ha citato l'assessore Ostang, ma per noi è molto grande riuscire con lo strumento delle convenzioni ad aiutare anche chi fa fatica a chiudere i bilanci, comuni che non riescono a chiudere i bilanci, che sono anche diversi purtroppo al nostro territorio, oppure fanno fatica per esempio a mettere in campo i progetti esecutivi dei fondi che ricevono. E quindi è fondamentale che San Vito consolidi questo ruolo di comune capofila, permetta al territorio di crescere, ma soprattutto garantisca un'alta qualità della vita, che è elemento di apertura. L'alta qualità della vita che va soprattutto, forse non saranno interventi che portano all'acclamazione delle folle, non saranno interventi particolarmente popolari, ma uno degli impegni più importanti di questo primo anno è stata la riorganizzazione della macchina. Qualcuno ha ricordato il nostro impegno, per esempio la nostra volontà di continuare ad assumere. Non lo facciamo perché siamo statalisti o siamo filo-soviet o vogliamo creare queste grandi macchine pesanti, semplicemente perché ci rendiamo conto in relazione ai servizi che vogliamo dare, l'idea dei servizi che vogliamo dare, tante volte l'idealizzazione anche che abbiamo in testa, abbiamo bisogno di competenze, di maggiori competenze, abbiamo bisogno di maggiori persone proprio all'interno delle nostre aree, tutte le aree, dopo chi soffre di più, chi soffre di meno, per permettere ai nostri dipendenti di lavorare meglio, di lavorare meno in affanno. La responsabile della finanziaria sa cosa vuol dire lavorare in affanno, soprattutto nell'ultimo periodo, anche perché forse ci sarebbe qualcosa da ridire anche sul fatto che si investe sulle persone magari un anno e poi per mille motivi queste persone legittimamente cambiano, ma evidentemente tra tutti i cavilli che
compongono il contratto pubblico, chi ne subisce poi è l'ente, e ci ritroviamo magari a dover riavviare un percorso che non riesce a consolidarsi. Questo è un dato di fatto, non vuole criticare nessuno, però il fatto che il sottodimensionamento anche temporaneo delle aree purtroppo impedisce alle tante cose che vogliamo fare di essere fatte, o essere fatte nei tempi che noi intendiamo corretti, proprio perché dopo chi deve mettere la terra non c'è, e dobbiamo rincorrere una politica di assunzioni mirata. Quest'anno 5 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C, un istruttore direttivo categoria D, un istruttore categoria C, un ufficiale tenente PLB e un tecnico di categoria D, da affiancare al nostro RUP, proprio per rafforzare la nostra capacità di realizzare le tante opere pubbliche per le quali abbiamo ricevuto importanti finanziamenti, o verranno stanziati nella programmazione, o verranno stanziati con tutti i fondi di avanzo vincolato che siamo riusciti a realizzare. In più, c'è un altro aspetto fondamentale, qualcuno oggi ha fatto riferimento, diciamo, alla parte estetica delle slide che sono state illustrate. Non hanno avuto questi strumenti, non hanno solo il ruolo di rendere più importantissimo, come è stato ricordato, fruibile a chi ci ascolta da casa, ai consiglieri comunali naturalmente, che magari non hanno il tempo di leggere le tantissime pagine del documento di bilancio e quant'altro, per rendere anche la capacità di tutti di essere puntuali nelle proprie analisi, ma sono strumenti veri e propri di governance, perché ci permettono di avere dei cruscotti veri e propri, degli strumenti che ci danno l'orientamento di dove stiamo andando. Magari stiamo accelerando in un'area, stiamo rallentando in un'altra, e quindi questo tipo di attività, che può essere inteso come innovazione, ci dà la dimensione della nostra azione e anche la qualità della nostra azione amministrativa. Non a caso, il nostro comune è stato insignito proprio di un riconoscimento su questa capacità nuova che abbiamo voluto integrare, che è stata naturalmente uno stimolo della giunta, che ha visto in prima persona la consigliera delegata al bilancio, l'assessore Stan, insieme alle nostre PO, al nostro segretario comunale, che ringrazio, proprio per individuare quegli strumenti che ci permettono di lavorare meglio, nonostante le tante difficoltà. E quindi la logica riorganizzativa ci permette soprattutto di razionalizzare e rendere più smart il rapporto col cittadino. Dirlo al sindaco può essere stata un'esperienza straordinaria, ma sicuramente del passato, perché è assolutamente fuori dai tempi che una singola persona possa raccogliere tutte le osservazioni e poi smistarle in un modo, come dire, tradizionale. La nostra ambizione, al di là che vi posso garantire le richieste dei cittadini di incontrare l'assessore e il sindaco, sono sempre state evase in termini celeri, ma in più noi vogliamo introdurre tutti quegli strumenti che permettano di mettere a sistema dei dati, che sono anche le semplici segnalazioni, per carità, ma devono essere messe a sistema, perché dobbiamo essere in grado poi di trovare quegli strumenti di intervento, di statistica, anche per capire dove stiamo andando bene, dove stiamo andando male, quelle aree che soffrono e quelle aree che soffrono meno. E questo è un po' il mood complessivo che ci impone negli interventi, se li orienta, nel raccogliere più dati possibili, proprio per migliorare questo tipo di per migliorare questo tipo di servizio. Oltretutto, è stato detto, siamo stati il comune che ha ricevuto più fondi in assoluto sul PNRR per quanto riguarda la transizione digitale. Questo si lega alla missione innovazione, proprio perché ci dà la possibilità straordinaria, la possibilità del PNRR che è straordinaria. Ci auguriamo che si introducano anche dei correttivi per mettere nelle condizioni gli enti locali di realizzare quanto ricevuto, proprio per rafforzare questo tipo di indirizzo. La visione di una smart city che non lascia indietro nessuno, perché non pretendiamo che tutti possano, giustamente è stato detto, io lo riconosco, è giusto che non possiamo imporre un modello, perché poi la comunità è variegata, ci sono tante sensibilità, tante competenze, ma mettere insieme una sorta di neutralità tecnologica, dove ai sistemi tradizionali vengono introdotti sistemi innovativi, permette al cittadino di avere un servizio, ma soprattutto al nostro comune di razionalizzare le efficienze o le eventuali inefficienze che persistono, così da avere magari in futuro meno necessità di assumere
e razionalizzare e rendere ancora più efficace la macchina pubblica. Questo è un nostro obiettivo di mandato, ci abbiamo lavorato dal primo giorno. Siamo a buon punto, ma sì, possiamo stare tranquilli tutti che nel DUP questo obiettivo sarà ogni anno, perché non ci sarà mai un termine effettivo di questo lavoro, sarà un continuo laboratorio per rendere questa cittadina tra le più innovative e da esempio anche per gli altri enti che in questo momento ci stanno chiedendo naturalmente quali siano le nostre azioni per aver ottenuto tutti questi tipi di risultati. Poi c'è il tema naturalmente del rafforzamento dello SPID. Io mi auguro che questo governo non lo tolga, perché è una delle cose veramente che funzionano bene e permettono una grande razionalizzazione, e non è una cosa da giovani, perché i pensionati usano lo SPID per andare ad essere. Quindi è uno strumento straordinario ed è importante che anche il nostro governo ci creda e lo sostenga, e gli enti pubblici siano in grado poi di poterlo utilizzare al meglio, non per farsi i fatti degli altri, ma semplicemente per migliorare i servizi, anche per noi, per considerare al meglio gli orari dell'ufficio, razionalizzarli al meglio, quindi evitando e lasciando al passato, se vi ricordo, come si ricorda, che anche in questo comune c'era la macchinetta con i numeri per fare la fila. Questa cosa qua non esisterà più. Non esisterà più, perché noi crediamo in questo modello. Come crediamo in un modello non da stato di polizia, come qualcuno ha lasciato intendere, ma dove la sicurezza, l'ha ricordato bene il nostro assessore Alfredo Gregoris, decano della giunta, con la sua esperienza ci aiuta ogni tanto a fermarci a ragionare quanto sia importante la sicurezza. Noi abbiamo da subito, ed è noto, l'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo scritto nel nostro programma, la priorità assoluta è la nostra polizia locale. Quest'anno altre due figure arriveranno, una particolarmente rilevante, che è la vicecomandante PLB, da poco, prossimamente entrerà in servizio, ma poi un'altra novità è l'introduzione di una figura amministrativa all'interno della polizia locale, perché non è possibile, e questa è una cosa che va avanti da secoli qua a San Vito, che gli agenti stiano in ufficio a fare le determine. C'è chi fa le determine, c'è chi fa gli atti, e gli agenti stanno fuori, stanno sul territorio, controllano il territorio, aiutano le altre forze dell'ordine, aiutano a fare i controlli, aiutano insieme a un altro straordinario servizio che oggi non è stato citato, e lo cito io, è la forza fondamentale e determinante dei nostri vigili volontari. I nostri vigili volontari non sono un esercizio per tenere occupate delle persone, sono determinanti nell'aiutarci a svolgere il servizio della polizia locale del controllo. Certo, con tutti i limiti legati alle normative, non sono sicuramente degli agenti, ma ci aiutano e permettono di garantire sicurezza, soprattutto in determinati servizi, e soprattutto liberare energia affinché i nostri agenti facciano gli agenti, controllino il territorio, diano la percezione di maggiore sicurezza. Il Pordenonese, sappiamo, è una delle aree, delle province con gli indici di sicurezza migliori, è uscito da poco l'indice di benessere del Sole 24 Ore, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto per quanto riguarda la specializzazione. La polizia locale, l'abbiamo sempre detto, deve specializzarsi. Non possiamo avere agenti specialisti, ma devono avere specializzazioni per controllare il territorio, dall'abbandono dei rifiuti, problema che purtroppo coinvolge dalla città di Pordenone a tutti i comuni, compreso il nostro, fenomeno veramente preoccupante, dall'applicazione, il controllo del regolamento di polizia rurale, che abbiamo un regolamento molto ampio, molto corposo, molto complesso, frutto di anni e anni di lavoro, ma fin tanto che tu non hai i soggetti che poi vanno a controllare, rimane un bel libretto, carino, con una bella copertina, ma tutto lì. In verità dobbiamo avere quelle competenze, e lì stiamo andando, per rendere la nostra polizia locale una polizia locale con grandi competenze, che governi il territorio con tutta la sua forza. Il progetto non è riportato nel DUP, ma ve lo dico qua, è sicuramente nella logica delle convenzioni, arrivare a delle convenzioni, una in particolare con i comuni del subambito, diciamo, del Sanvitese, quindi a sud di San Vito, arrivare a una convenzione unica di polizia locale. Questo naturalmente grazie al lavoro straordinario della nostra comandante Deborah Martone, arrivare a una convenzione
ampia che permetta a San Vito finalmente di avere un corpo di polizia locale, il che vuol dire aprire degli spazi di finanziamento che non abbiamo mai avuto. Ed è importante che si superi un determinato numero di agenti, si mettano in campo determinate risorse, determinati modelli organizzativi, e questo aprirebbe le porte a una riorganizzazione straordinaria che è un nostro pieno obiettivo di mandato. In più, 237.000 euro in questo 2023 per l'installazione di videosorveglianza. Ne ha fatto cenno l'assessore, ma la videosorveglianza a San Vito, per come l'abbiamo ritrovata noi all'inizio del mandato, era parziale, molte telecamere purtroppo erano incapaci di semplicemente identificare determinate immagini, e quindi siamo partiti col modificare, quindi aggiornare alcune esistenti e poi installare altri varchi, 4 da poco, ma abbiamo per fortuna molte risorse ancora a disposizione per andare avanti in questo tipo di attività. Altro aspetto fondamentale della nostra polizia locale, già avviato dalla comandante Martone, è la formazione nelle scuole. L'attività di formazione è sostegno all'educazione civica. Sembrerà una banalità, però non è solo il patto educativo citato prima, ma sono la capacità dei nostri servizi di interloquire, interfacciarsi ed intrecciarsi con la comunità, rappresentando e trasferendo tutta una serie di buone pratiche, di buoni concetti, di attenzione, che permetterà anche, come è stato detto prima, di renderci tutti orgogliosi, perché seminiamo sicuramente per il futuro, affinché determinate pratiche, in particolare l'abbandono di rifiuti, ma non solo, o anche purtroppo situazioni di bullismo che esistono nel nostro territorio, possano essere quantomeno contrastate. E un altro grande plauso, sempre nell'ambito della sicurezza, va alla nostra protezione civile. Nostra protezione civile che cresce nei numeri, che ha sempre al fianco dell'amministrazione, ci vede obbligati a porre la massima attenzione, investendo nelle infrastrutture e nelle strutture, nei mezzi, scusate, investendo anche all'interno della nostra organizzazione per mettere a disposizione figure che possano andare a sostenere la protezione civile. Abbiamo scelto di spostare l'area, la funzione protezione civile, dall'area opere pubbliche e manutenzioni, perché potete immaginare, è oberata di lavoro con gli oltre 20 milioni che dobbiamo investire di opere pubbliche, alla polizia locale, all'area sicurezza. E quindi riuscire con loro effettivamente a creare un board che ci permette di affrontare tutte le difficoltà che abbiamo già affrontato e purtroppo, come è già stato ricordato, forse ci troverà ad affrontare nuovamente insieme. Questo è un impegno per la quale dobbiamo intercettare ancora le risorse. Ci auguriamo di averlo con fondi propri un domani, oppure con altri fondi extracomunali che abbiamo già, per i quali abbiamo già individuato i canali, e la nuova sede della Protezione Civile. In Capraio sorgerà un sito con la caserma dei Vigili del Fuoco. È fondamentale che anche la sede della Protezione Civile, e quindi anche della Croce Rossa, possa avere una nuova sede, una sede che non si trova in qualche frazione lontana e mette in difficoltà questioni di carattere logistico-operativo, ma sia in un'area logisticamente adeguata. Per quanto riguarda poi un altro grande tema che è stato citato oggi, forse un tema centrale, mi fa molto piacere, è il tema del futuro, il tema dell'istruzione. Ringrazio l'assessore Giulia Napoli per la sua istruzione lì nei mandato, per aver risposto e chiarito anche qualche dubbio, ma soprattutto per Giulia la grande vicinanza per le tante iniziative, le tante attività che facciamo in questo settore. Abbiamo in un anno e mezzo investito risorse importanti per quanto riguarda la manutenzione dei nostri plessi scolastici, per noi fondamentali. C'è ancora tanto lavoro da fare, perché la situazione che abbiamo trovato non è sicuramente delle migliori, per usare un eufemismo. Il giardino della Marconi è stato ricordato, è un'opera che è una vexata questio da anni, noi finalmente siamo intervenuti. È vero, abbiamo avuto dei ritardi, come è stato segnalato, ma sono stati ritardi da una parte necessari perché abbiamo rivisto un progetto migliorativo, dall'altra parte perché siamo costretti proprio in realtà in funzione delle caratteristiche tecniche del progetto stesso ad aspettare determinate temperature. Però voglio rasserenare tutti che la dirigente dell'Istituto Comprensivo ha coordinato
la gestione degli spazi, quindi i ragazzi durante le cantiere potranno tranquillamente utilizzare la parte retrostante della Marconi. Finalmente la Marconi, entro la fine dell'anno scolastico, no, credo Giulia, potrà avere finalmente quel giardino che si merita e che richiede da tantissimo tempo. Come non citare anche il miglioramento sismico e le opere per quanto riguarda la sicurezza idraulica. E poi c'è naturalmente un'opera fondamentale che abbiamo anche rivisto, per la quale siamo stati in grado di intercettare importanti risorse, che è la realizzazione della nuova sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo. Che a qualcuno non piace, per carità, legittimo, benissimo, non ho capito ancora l'alternativa quale sia, francamente. Però, dato che noi, perché qualcuno fa ancora un po' confusione, ma il liceo, le classi, eccetera, eccetera. Allora, il liceo, il Freschi, il Sarpi sono scuole superiori. La competenza è dell'EDR, quindi non è che noi possiamo ampliare con le scuole, non è che noi possiamo lavorare, sollecitare, coordinare, ma la competenza delle scuole degli istituti superiori è dell'EDR. Bene, questo lo mettiamo come un punto, quindi magari per le prossime volte non si fa più tanta confusione. Detto questo, però, cosa si può fare? Un'idea, un impulso che abbiamo ereditato, ma che abbiamo voluto sviluppare con la nostra visione delle cose. Che la realizzazione di un'opera nostra, che è un'opera dell'Istituto Comprensivo, permetterà di razionalizzare la logistica degli istituti superiori, perché verranno liberate le aule dell'Ateneo, lì si permetterà di realizzare nuovi spazi sia per il Freschi sia per il liceo, quindi superiamo anche questo timore, per carità, anche forse fondato, del fatto che ci siano insufficienti spazi per istituti che crescono. Il liceo cresce, il miglior liceo della regione, ma anche il Freschi e il Sarpi crescono. E quindi la necessità di avere più spazi, da una parte con intelligenza a utilizzare una logistica adeguata, dall'altra parte, viva Dio, speriamo che l'EDR prendano in carico la scuola Tommaseo e quindi realizzino lì una sede polifunzionale con un recupero di quasi 5 milioni di euro, su quale stiamo lavorando alacremente, affinché la regione possa prendere in carico i lavori di questa sede e avere una sede nuova, polifunzionale, nel centro di San Vito, a 20 metri dalla stazione, affinché questo tipo di spazio possa dare veramente uno slancio fondamentale al secondo polo scolastico della provincia. E stessa cosa per il liceo musicale. Allora, per il liceo musicale sono francamente inaccettabili le critiche su un fallimento a un terzo delle possibilità che ci sono date. Non è vero, non è vero, non corrisponde al vero che era scontato che il liceo Le Finlandiere ottenesse, dopo il fallimento di Sacile, ottenesse il liceo musicale. Non è vero, perché qualcuno lo sa, qualcuno è anche intervenuto pubblicamente qua presente. C'era il forte rischio che Pordenone portasse a casa il liceo. La politica locale, i nostri rappresentanti di partisan del territorio hanno lavorato insieme a me, insieme alla giunta, affinché questo rischio non si avverasse. Ma però l'autorizzazione è arrivata il 23 dicembre dalla regione. Il 23 dicembre. Quindi noi abbiamo anche anticipato, in verità, perché l'assessore si ricorderà che abbiamo riunito un tavolo di coordinamento informale molto prima, perché abbiamo detto: se arriva l'autorizzazione partiamo subito, naturalmente, perché sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Ma il liceo non poteva muoversi prima. Come fa a muoversi, diciamo, a mettere dentro i suoi librettini, i suoi programmi, il liceo musicale senza avere l'autorizzazione? Non era possibile. E quindi noi avevamo già le idee su cosa fare, sull'architettura promozionale. Ma non eravamo in grado di muoverci fin tanto che l'autorizzazione non arrivava. E quindi abbiamo riunito, e ringrazio veramente pubblicamente, i 10 sindaci del territorio che ci hanno dato una mano a promuovere, con le loro scuole, con gli istituti musicali, il liceo musicale, le associazioni del territorio, i dirigenti scolastici. Abbiamo fatto un lavoro in piena sofferenza, un mese di tempo. Ma abbiamo seminato. È vero, qualcuno ha detto, ma l'incontro con dei genitori, con la dirigente Bianchi, non è andato benissimo. Posso dire, ero presente. È stato presentato molto bene il progetto. È stata data risposta anche al raccordo di trasporti a San Vito, perché noi grossi problemi di trasporti su gomma non abbiamo. Qualche problemino di trasporto sul treno sì, naturalmente non dipende da noi, perché è un nodo storico del nostro territorio. Ma al di là di quello, devo dire che
Alcuni nodi sono stati affrontati, ce n'erano naturalmente, e saranno il patrimonio, il capitale che utilizzeremo per lavorare per un anno intero adesso con un board ormai, penso Giulia, assessora Napoli, mi pare già ben organizzato, naturalmente che esce da questa esperienza della prima occasione, per un anno per lavorare in modo ancora migliore e per andare soprattutto nelle scuole, perché vi dico anche un'altra cosa, scusate, perdo 2 minuti sul liceo musicale, perché ho sentito tante cose, molte delle quali inesatte, o mi è dispiaciuto anche strumentale. Quando a noi è arrivata l'autorizzazione il 23 dicembre, qualche maestro di musica o presidente dell'associazione ci ha detto: ragazzi, sapete che c'è? Si sono già iscritti da un'altra parte. Cioè, i ragazzi si sono già iscritti da un'altra parte. Quindi abbiamo perso un'opportunità dettata dai fondi, ma è fisiologico. Allora, è chiaro che il prossimo anno, partendo in largo anticipo, questo rischio qua può essere anche insufficiente, per carità, perché magari non c'è attenzione, il liceo così non attrae per mille motivi, non lo so, lo scopriremo. Ma vi posso garantire che ce l'abbiamo messa tutta e ce la metteremo tutta, insieme ai nostri dirigenti, per portare a casa uno degli indirizzi più qualificanti, perché permette a San Vito di avere un punto di riferimento in tutto il Friuli occidentale per questo tipo di indirizzo. Poi per quanto riguarda le tariffe, è già stato detto tanto, per noi è un obiettivo di programma realizzato. La rimodulazione ISEE è un elemento, mi permetto di richiamare la consigliera Centis quando nel suo intervento giustamente anche ha richiamato l'azione amministrativa dei valori politici. È giusto che sia così, perché sennò saremmo dei manager anche un po' così, un po' inappropriati. In verità l'azione politica ha un senso. E la nostra azione politica che abbiamo portato anche quando eravamo all'opposizione su questi banchi era di creare maggiore equità. A qualcuno piaceva l'impostazione di prima, ve la ricordo. Esenzione fino a 15.000 euro, da 15.000 euro in più pagavi come pagavano quelli di 50.000, 60.000, 100.000 di ISEE, o chi non presentava l'ISEE. Noi abbiamo inteso, che naturalmente compensato è comparato con le aliquote che avremmo avuto nel qual caso non fossimo intervenuti, quindi con l'adeguamento Istat, abbassare il costo per le famiglie. Cioè noi, posso capire, diciamo, i dettagli sui quali ci si può anche confrontare, per carità, quella fascia, no? Quella fascia sì, per carità, abbiamo utilizzato le fasce che solitamente vengono utilizzate. Ma noi abbiamo aumentato la compartecipazione comunale. Il pubblico è più forte, perché c'è il valore, giustamente, a monte di questo. Il valore è che l'ente comunale faccia di più per le famiglie. Farà troppo poco? No, non lo so, può darsi, in base agli strumenti che abbiamo. Probabilmente il prossimo anno, se si sgonfieranno determinati costi, faremo ancora di più. Ma la visione è quella di migliorare la qualità dei costi per le famiglie, ma allo stesso tempo anche cercare di tenere alto il servizio. Ma la compartecipazione comunale aumenta proprio perché crediamo che il comune debba fare di più. Quello che abbiamo sempre chiesto e continueremo a chiedere, l'abbiamo messo nel nostro programma e l'abbiamo realizzato. Poi qualcuno dice, ma senza l'ISEE chiedete il costo pieno. Sì, chiediamo costo pieno, ma non perché penalizziamo chi è senza l'ISEE, semplicemente premiamo chi lo porta. Cioè, le tariffe precedenti al non presentazione dell'ISEE sono tariffe ridotte, dove il comune ci mette dei soldi. Ed abbiamo l'intenzione, l'ha detto bene l'assessore Collarile, di stimolare la raccolta dei dati, perché, giusto assessore Stani, i dati ci permettono di migliorarci, di mettere appunto, magari il prossimo anno con qualche soldo in più, di abbassare ancora le tariffe dei trasporti, della mensa, dell'accoglienza scolastica, e dove sicuramente possiamo intervenire. Poi i rappresentanti dell'amministrazione precedente queste cose non ce le possono dire, perché o magari certe cose non le seguivano, ma la tariffa piena senza di sé la provavano anche loro nei servizi sociali. Forse lei, consigliere Candido, non approfondiva il servizio SAD. Da lì abbiamo preso spunto, ed era un servizio con la cui impostazione la provavate anche voi, e nella quale vi abbiamo sempre dato sostegno, perché era giusto che fosse così. Quest'anno migliorerà ancora grazie a un importante intervento di ambito
dove andremo a rafforzare il servizio di assistenza domiciliare. Ma quell'impostazione lì è la stessa impostazione che viene utilizzata all'università, che viene utilizzata nei servizi sociali, che viene utilizzata anche quest'anno nel mondo della scuola. Quello che c'era prima, permettetemi, era una modulazione, non dico iniqua, per carità, ma sicuramente migliorabile in termini di equità. Poi andremo a sostenere un altro punto di bilancio, un altro punto di mandato che continueremo a sostenere. Ci dispiace che non possiamo renderlo strutturale nel nostro bilancio. Ci piacerebbe tanto, oggi non ce lo possiamo permettere. Lo faremo con gli avanzi. È il sostegno ai progetti delle scuole paritarie. Noi crediamo nelle scuole paritarie, perché non sono, sono rappresentate non da azionisti con finalità di lucro speculativi, ma sono realtà sociali, di privato sociale, insieme a tante altre che abbiamo nel nostro territorio, che devono essere sostenute perché de facto offrono un servizio pubblico. E devono essere sostenute soprattutto in questo periodo storico. Noi l'abbiamo già fatto, giusto, Assessore Colarile? Continueremo a farlo con la presentazione dei progetti. Utilizzeremo risorse una tantum in questo momento per continuare a dare una mano, per continuare a sostenere un aspetto fondamentale della nostra comunità, che è anche senso di comunità e di identità. Non sono scuole cattive perché private, sono realtà del nostro territorio che meritano di essere sostenute e noi continueremo a farlo. E in questo, dato che si è parlato anche dell'importanza dell'occupazione femminile, delle pari opportunità, del ruolo che anche nelle nostre linee strategiche abbiamo voluto inserire, la qualità dei servizi pubblici per quanto riguarda l'aiuto alle famiglie, ma in particolare alle donne. Siamo particolarmente soddisfatti di aver intercettato importanti risorse, ma ne dovremmo aggiungere ancora, nostro malgrado, ma lo facciamo volentieri perché è necessario, per l'ampliamento 50% in più del nostro asilo. Nido pubblico, dove avremo anche impianti innovativi che ci permetteranno di rafforzare quello che è il nostro progetto delle comunità energetiche, al fine di garantire maggiore capienza per le famiglie e per le mamme, soprattutto per le mamme lavoratrici. Un altro ringraziamento lo voglio fare all'assessore Bruscia per il grande lavoro fatto quest'anno, che non mi pare rappresenti la narrazione precedente, ma mi pare anche con gli impegni che oggi lui ha narrato, sia un cambio di rotta in termini radicali, ma semplicemente permette di consolidare, al di là che a teatro ci andavamo sempre, ma è di consolidare l'eredità che abbiamo ricevuto, che per grandi aspetti posso dire era molto buona, e ne abbiamo naturalmente voluto rafforzarla, soprattutto in termini di promozione, in termini di comunicazione. Guarda caso, abbiamo già avuto 4 sold out a teatro. Ma poi ci sono tutta una serie di eventi che non hanno precedenti. Ma non gli eventi di per sé, a qualcuno piaceranno, a qualcuno non piaceranno, anche per, mi pare che insomma il gradimento sia ampio, le nostre piazze, nei nostri eventi sono sempre molto partecipate, ma soprattutto introduciamo degli elementi per quanto riguarda innovativi, per quanto riguarda la proposta dell'enogastronomia di questo territorio. Siamo diventati città del vino e abbiamo il dovere di promuovere questa matrice, che non è solo un esercizio di identificazione, ma è soprattutto una capacità, insieme ai distretti del commercio di cui abbiamo già parlato e alla comunicazione, identitari e di grande attrazione. Poi qualcuno ha detto: ma non avete il brand, avete promesso il brand ce l'abbiamo, si chiama Terre di Tagliamento, tra poco sarà reso pubblico, è il brand non solo di San Vito ma dell'intera area. Lo abbiamo finanziato con i fondi, come ho detto prima, di liquidazione dell'UTI. Abbiamo creato, grazie a dei professionisti, un brand che possa rappresentare il nostro territorio e la nostra identità, che naturalmente ha due grandi matrici: il Tagliamento, la Grava e il vino, e mettere insieme 8 comuni, riuscendo a finalmente, ci auguriamo, ma siamo già sulla buona strada, a centrare un punto delle nostre linee strategiche, cioè la capacità di offrire una programmazione culturale, sociale, attrattiva, omogenea del territorio. Abbiamo voluto guardare le cose dall'alto, non accontentarci di mettere un euro in più per fare l'iniziativa, 2 euro in più per fare il luminare di Natale, o quello o quell'altro, le casette di cui parlava Bruscia, o altre cose, ma guardare dall'alto la programmazione, permettere al nostro territorio di essere attrattivo per intero, insieme, facendo forza. E oltre a questo, naturalmente, si inserisce perfettamente
l'appalto dell'Osteria dei Battuti, il bando è in corso. Rispetto a prima, siamo interessati per mettere a disposizione strumentazioni e spazi migliori, perché c'erano dei limiti evidenti che rendevano poco appetibile l'offerta. Il Museo del Territorio, siamo riusciti, grazie all'intervento dei nostri rappresentanti in regione, a sbloccare vecchi fondi, oltre 200.000 euro, per portare avanti un ulteriore step del Museo del Territorio, importante, sostenuto da generazioni di amministratori, mi sento di dire, perché ha origini veramente, posso dire, Lucia, preistoriche, perché parliamo di quasi 20 anni fa, e siamo ancora al palo. Ci auguriamo che saremo noi, grazie ad aver intercettato questi fondi, anche il secondo stralcio, a inaugurare questa straordinaria realtà che andrà a impreziosire tutta l'area del castello. Un altro aspetto fondamentale, su quale stiamo lavorando e crediamo a breve di riuscire già a avviare un progetto concreto, è il primo, anzi il secondo museo tattile in Italia. Il primo ad Ancona, il museo tattile, abbiamo individuato l'area di Palazzo Altan insieme all'associazione Libro Parlato, e crediamo che questo esempio di sinergia tra l'ambito culturale e l'ambito sociale possa permettere a San Vito di avere un ulteriore spazio, un ulteriore strumento per portare tanta gente a San Vito, ma soprattutto anche per i nostri sanvitesi. Sull'agevolazione dei Deors abbiamo già parlato ampiamente, naturalmente siamo alle porte anche della realizzazione della nuova pista ciclopedonale sull'Argine Italiano. Per lo sport e benessere, l'assessore vice sindaco ha già parlato ampiamente della cittadella dello sport, che verrà finanziata soprattutto nei primi stralci con fondi nostri, essendo non avendo ricevuto fondi regionali almeno quest'anno, l'area calisthenics, il laghetto La Terribile, che verrà finanziato già quest'anno per la realizzazione. Finalmente Savorgnano potrà avere un laghetto con attività sportive e competitive, e l'altra parte è il Palapatti. Il Palapatti, naturalmente, che ha visto la chiusura o quantomeno lo stralcio del vecchio progetto. I costi sicuramente sono aumentati, ma a fronte di un percorso di confronto con l'associazione, soprattutto col patinaggio, abbiamo cambiato completamente progetto rispetto a prima. Non è solo la chiusura, ma è anche l'ampliamento della superficie per permettere al patinaggio di poter fare determinate attività, le proprie attività, e dare una struttura che sia veramente innovativa, con le tante migliorie che il percorso partecipativo ci ha portato quest'anno. Naturalmente un grande ringraziamento anche all'Officina dei Bozzoli per il sostegno e per l'attività straordinaria che stanno portando avanti. Sullo sviluppo del territorio è già stato detto molto, l'avvio del piano regolatore, le centraline che abbiamo installato e quelle nuove che arriveranno. Un grazie particolare anche agli scout che sono stati citati per il recupero dell'Oasi Vignella e il recupero del cimitero degli ebrei, dato che abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Partiranno di nuovo i prossimi stralci per il piano di sicurezza idrogeologica, Gleris, Savorgnano e Via Progresso. Si è parlato anche dei corsi d'acqua, naturalmente attendiamo che a breve il Cellina Meduna intervenga sui corsi di propria competenza, ma noi siamo già intervenuti, vero assessore De Fendi, sui primi stralci dei corsi d'acqua per la ricalibratura, e nei prossimi mesi partiranno sicuramente agli altri, quindi non si può parlare di un territorio poco manutenuto. E poi abbiamo la grande sfida del Parco Belvedere, quindi dopo le sentenze, la riacquisizione degli spazi e il progetto di realizzazione del parco, sia in via Belvedere, sia il parco inclusivo in via del Zuccherificio, e poi il sostegno all'Oasi Felina. Naturalmente l'impegno sul carcere è massimo. Fra 2 settimane sarà a Roma dal ministro per riuscire a chiudere l'ultima parte dei lavori. La settimana prossima farò il punto sul cronoprogramma con l'azienda. Attendiamo che nei prossimi mesi finalmente possa partire il cantiere, come attendiamo che possa partire il cantiere per l'allargamento dell'SP21. È in corso l'elettrificazione della casassa Portoguaro e il progetto presentato in regione per il superamento dei 2 passaggi a livello, sia quello di via Pordenone, via Lucia Falcon Viale, sia quello di via del Tramonto, un progetto impegnativo ma sicuramente ambizioso. Siamo alle porte della realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, che preoccupò un po' tutti quanti qualche anno fa, e oggi ci troviamo a recuperare quel milione impegnato, vedendo la riqualificazione urbanistica della,
della vecchia palazzina di Via del Tramonto, finalmente a giugno. E poi c'è un altro aspetto che verrà portato a breve in commissione, un progetto veramente bello che andrà a riqualificare sia la nostra identità nei servizi alle famiglie con disabilità, con fragilità, ma ci permetterà anche di rivedere l'intera viabilità di fronte all'ospedale, che noi ci siamo impegnati a rivedere e modificare a fronte di uno studio della dottoressa dell'ingegnere Onsel. Verrà realizzato un nuovo parcheggio in Via della Bontà, un nuovo parcheggio pubblico in funzione dell'ospedale, e questo ci permetterà di rivedere il parcheggio Modotti e quindi rivedere l'intera viabilità avendo molto più spazio a disposizione. Qualcuno ci ha detto che vi eravate impegnati a rivedere la viabilità subito, è vero, però abbiamo voluto cogliere per fare un lavoro ancora più efficace ed adeguato l'opportunità del nuovo parcheggio per avere più spazio, più superficie per la viabilità. Oltre a questo, naturalmente, l'impegno sul sociale con i 3 milioni di PNRR, dato che si è parlato dell'aiuto ai più fragili, alla SAD, il piano cimiteri che è stato elencato, la quinta farmacia con l'indebitamento, il nuovo progetto della casa della terza età ci farà essere di nuovo un punto di riferimento, ci potrà consolidare come punto di riferimento del welfare di comunità, affinché i servizi, la qualità e il ruolo del nostro ambito, la capacità dei nostri operatori di diagnosi di intervento e la puntualità degli interventi possa permetterci di soprattutto affrontare le famiglie e di dare servizio alle famiglie e alle persone con maggiore difficoltà. Chiudo con un altro grande progetto che è stato anche oggi ricordato, ma è un impegno per noi fondamentale. Non ci sono ancora purtroppo le linee guida per poterlo attuare, attendiamo dal governo le linee guida attuative, ma noi siamo tra i primi comuni ad aver impostato quantomeno l'architettura per le comunità energetiche. L'abbiamo fatto in termini di completezza, quindi San Vito sarà una promotore dell'iniziativa. Noi attendiamo le linee guida per poter partire il prima possibile con le competenze necessarie di carattere professionale affinché possiamo continuare a investire in impianti a energia rinnovabile, lo faremo con i nuovi interventi che abbiamo detto, perché ogni intervento avrà i propri pannelli e insieme a soggetti pubblici e privati ci auguriamo che entro la fine di quest'anno le comunità energetiche, soprattutto nel nostro territorio, possano avere la luce. Questi elementi qua, questi 10 punti che si declinano nelle 18 linee di missione, sono il nostro impegno per il 2023 e per gli anni a venire. E crediamo che con questo spirito, con questa determinazione, con tutte le cose da migliorare, per carità, noi stiamo andando celeri verso la realizzazione del nostro programma di mandato e quindi con l'obiettivo poi di restituire alla nostra comunità nel 2027 una cittadina moderna, adeguata, con servizi, attrattiva e che possa mantenere, conservare, anzi aumentare la qualità della vita di tutti quanti. Sono andato lungo, mi dispiace, ci tengo a dire queste cose. Grazie per l'attenzione. Buonanotte a tutti. Votiamo prima. Vabbè, non parlo più, perché non parlo più? Allora, passiamo quindi adesso passiamo alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno, che ha ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI, quindi favorevoli. 15. Contrari. 9. Ok, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 9, astenuti, 0. Ok, quindi votazione del punto successivo, il numero 6, approvazione DUP per il triennio 2023-2025, favorevoli, contrari, 9, astenuti, 0. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 9, astenuti, nessuno. Punto 7, approvazione del bilancio di previsione triennio 23-25 con i relativi documenti, favorevoli, astenuti, contrari, 9, anche qua l'immediata eseguibilità, favorevoli, astenuti e contrari, 9. Grazie. Buonanotte a tutti.
Grazie.